Sei stato molto bravo con quel ragazzo oggi, Karev. Sorprendente. È buffo perché, conoscendoti, non avrei mai detto che tu fossi così bravo in pediatria. Ok, va bene. Non mi piace Mark. Per niente. Ecco, l'ho detto. Perché non hai mai provato ad accettarlo? Oh. Prendi Jake. Credi che suo padre fosse felice quando Jake chiedeva scarpette da ballo per Natale invece di scarpini da calciatore? No, lui voleva un figlio con cui giocare a pallone. Ma suo figlio amava la danza, così lui lo ha iscritto alla scuola, è andato ai saggi, ha imparato ad amare il balletto. Ci ha provato, perché ama suo figlio. Mark mi guarda le tette quando parliamo. Comincia dalla faccia, ma a un certo punto si distrae e finisce sulle tette. E io adoro gli uomini, li adoro. Ma è tutta la vita che evito il tipo fissatette. La biologia mi ha anche aiutato facendomi diventare lesbica. Ma adesso l'amico del cuore della mia ragazza è quel tipo di uomo. E non voglio giustificarmi perché l'unica alla quale voglio far vedere le tette sei tu. Le tette? La fai diventare una storia di tette. Lui me le fissa. Perché hai delle belle tette. Ora posso andare? Sì, vai, sbrigati. Esseri umani. La vita ci cambia. Il post-operatorio è stabile, ho richiesto gli esami per domattina. Grazie. Aslan ha rischiato la sua vita per salvare la mia, anche quando andava a letto con la sua donna. Non è un uomo senza anima. Forse è uno stronzo fissatette. E allora? Le sue tette comunque sono delle belle tette. Magari saranno tette da lesbica e non le piace che gli uomini le guardino, ma gli uomini non discriminano il fatto di tette. Lei ha delle belle tette e le fisso anch'io. Sviluppiamo tratti nuovi.